Sono un uomo molto semplice, molto felice in questo momento, perché da quando sono in Italia sono veramente un altro uomo, sono diventato più maturo, più tranquillo e diciamo ho imparato tante cose su di me. Sono arrivato, ero diciamo un giovane e ora sono un padre di famiglia con mio figlio che è nato a Napoli. Per me sono le cose più importanti. Ho iniziato a giocare a calcio davanti a casa mia perché c'era un piccolo parco con due vestiti che prendevamo per fare le porte, una metà del campo che era con l'erba e l'altro che era con il bitume. E giocavamo là sempre che c'erano le macchine anche che passavano vicino a noi, quindi dobbiamo sempre fermare la partita per lasciare le macchine passare. Facevamo quelle partite, giocavamo Senegal contro Turchia, Senegal contro Marocco, Marocco contro Turchia, facevamo questi tornamenti, eravamo 6-7 contro 7. Io guardavo gli altri giocatori con diciamo, una sfida, volevo far vedere a loro che ero il più forte. Sempre si finiva tardissimi, mia mamma nella cucina che si metteva al terzo piano e che urlava mio nome. Kalidou, Kalidou, devi tornare a casa, domani hai scuola, allora devi andare a dormire e fare il bagno. E io, ok, 5 minuti, 5 minuti. Rimanevo, penso, ancora 45 minuti a giocare con loro. Poi quando scendeva, là era finito, quindi dovevamo tutti tornare a casa, ma mi ricordo che un giorno un allenatore di questo club è venuto da me, da mio fratello grande, ha detto per forza devi venire a giocare con noi perché abbiamo bisogno di lui, è un giocatore che è molto bravo e penso che dai che io ti può aiutare, ma era una piccola squadra e di là ho iniziato veramente a giocare al vero calcio. A 13-14 anni ho iniziato a vivere fuori casa mia perché sono andato nel club di Metz che era un'ora e mezza di casa mia, quindi era difficile, ma io ero pronto. L'ho visto come una sfida e sono stati 2 anni molto, molto belli perché anche a livello di calcio ho imparato tantissimo e ero molto contento. E poi a 14 anni, dopo il mio secondo anno, Messi ha deciso di mandarmi via, diciamo, di non trattenermi. Non me l'aspettavo, io volevo essere calciatore professionista. Ero così molto dispiaciuto. Volevo anche piangere, ma non volevo far vedere ai miei genitori che stavo male, quindi ero deluso, ma non ho detto niente. Quando sono tornato cercavo un altro club. Ho detto dai, ho fatto 2 anni fuori casa, voglio tornare a casa mia. Allora ho deciso di tornare a giocare a Sanje. Il problema è che diciamo, a Metz ho diciamo, imparato a vincere le partite e io sono tornato a Sanje con i miei amici, con chi che conoscevo già, ma loro giocavano a calcio per diciamo, divertirsi, ma io avevo il computer dentro, io devo vincere. Io ho avuto 6-7 mesi, ero insopportabile a casa mia, con i miei amici, con la mia squadra quando giocavo le partite, mancavo un po' di rispetto. E un giorno mia mamma mi ha detto, guarda, stai facendo delle cattiverie a tutti, non fare quello che non vuoi che la gente ti fa a te. E quando mi ha detto così, ho detto c'è qualcosa che non va e devo cambiare qualcosa. Dopo, penso, un mese, nella mia squadra nel calcio mi hanno messo con i più grandi perché così potevo imparare di più, potevo essere meno insopportabile e quello mi ha aiutato tantissimo. Io andavo a scuola, andavo a casa a fare i compiti, poi alle 20 iniziava l'allenamento, quindi io avevo 16 anni e avevo questo ritmo di scuola e io mi sono messo in testa di lavorare, avere un lavoro bello, ma anche giocare a calcio a livello più alto possibile per me. Da quel momento ho fatto 3 anni, 16 anni, 17, 18, e dopo quest'anno hanno deciso di
di prendermi di nuovo a Metz. E allora ho deciso di ritornare a Metz e con il pensiero che devo dimostrare alla gente che hanno sbagliato e che posso essere professionista. Quando ho visto che stavo per mettere il primo passo sul campo, tante cose sono passate per la testa. Giocavo a calcio davanti a casa mia, quando sono andato a Metz, quando mi hanno messo fuori, quando sono tornato. Tutte queste immagini in 2 o 3 secondi sono passate tutte e poi ho dimenticato tutto e ho iniziato a giocare. Uno dei migliori momenti della mia vita era quello. Gennaio 14, ero a Genk, in Belgio, chiamata sul telefono. Io parlavo con un amico 2 minuti prima che mi diceva vengo a casa tua e lui parlava inglese. Faccio pronto, numero che non conoscevo. Pronto? E parlavo inglese. Yes, who is it? Ahmed, yeah, Rafael Benitez. No, Ahmed, don't joke with me, please, come home. Come home, I'm waiting for you, come. Hurry up. E stacco il telefono. Seconda volta, sono Rafael Benitez. Ahmed, dai. Stop joking, my friend. I'm waiting for you. Come. I'm waiting. Come, come. Stacco. Mio procuratore mi chiama. Oh, Culi, come stai? Sì, bene. Hai parlato con Rafa Benitez? No, no. Sì, mi ha chiamato, ma penso che ho staccato il telefono 2 volte a lui perché pensavo che era scherzo di mio amico. Tu devi dirmi prima che lui mi chiama. No, no, dai, va bene, lo chiamo adesso, lui ti richiama. Ero male. Io stacco il telefono, Rafa Benitez mi chiama. Ti piace Napoli? Mister, non sono mai andato a Napoli. Ma conosci la squadra? Mister, ti dico la verità, io non dico mai bugie. La squadra conosco solo Hamsik. Perché Hamsik è conosciuto nel calcio e il resto non conosco niente. Non so dove il nome dello stadio, quanto abitanti c'è, niente. Ah, ok, bene. Ok, quelli ti voglio a Napoli. Sì, mister, sì. E quando? Sì, adesso. Ora parlo con il tuo procuratore, facciamo offerta e tu vieni a Napoli domani. Abbiamo parlato con Cake, ma ci stava solo 48 ore, era troppo poco per fare il trasferimento, perché Genk dovevano cercare un nuovo giocatore, un nuovo difensore e tutto. E alla fine non sono andato e ero molto dispiaciuto. Poi siamo playoff e c'è altre squadre che mi vogliono prendere. Rafa Benitez mi chiama e dice: Culi, dobbiamo trovare una data per venire a farti firmare. Era verso 4-5 giugno, ci hanno fatto venire qua di nascosto. Arriva, come si dice, il presidente De Laurentiis. Ma tu non devi fare 1,92 m, 1,93 m? No, presidente, io faccio 1,86 m. È scritto, mi hanno detto dappertutto che fai 1,90 m, 1,92 m. Come faccio io? Ho pagato troppo, devo pagare di meno al Genk allora se tu sei troppo piccolo. Va bene, pagate la cifra, io ve lo rendo sul campo, non vi preoccupare. E poi ha riso e mi ha detto, ok, bene, benvenuti. Ci fermiamo tra poco e sono contento di averti qua a Napoli. Grazie, grazie Presidente. Poi sono andato a pranzo con il mister Benitez e prima cosa prendi 7 bicchieri e tutto. Mi fa tattica con bicchiere. La prima cosa ero così, lo guardavo così, che? Mi dice, allora tu sei difensore, guarda, guarda, con i bicchieri faceva il movimento della linea, tutto mi faceva imparare con bicchieri sul tavolo così. Tu se la palla sta là devi essere qua. E poi mi ha detto tu sei un giocatore forte ma devi imparare la tattica. E quando sono tornato, primo giorno a Napoli, arrivo, lui mi chiude una stanza con quello il responsabile del video, mi fa vedere un video e vedo le azioni quando ero a Genk. Azione spettacolare, mi ha detto finito, non voglio più vedere questo. È il primo a farmi imparare queste cose, la tattica con i bicchieri, poi i video.
avuto fiducia in me per il calcio di livello e tratta tutti come devono essere trattati. Non ha problema per dire la verità in faccia a alcuni. Io sono arrivato, ho fatto 6 mesi, ho giocato tutte le partite. Mi faceva sempre giocare, anche se sbagliavo un po'. Lui mi metteva sempre nelle disposizioni per imparare, per sempre avere questo livello di livello alto. Veramente mi ha fatto crescere su questo punto di vista. Ha saputo gestirmi molto bene, anche se la gente vedeva il mio primo anno, diciamo, sbagliato, io l'ho vissuto come un primo anno molto importante, perché ho imparato su di me, sul calcio, sulla tattica, tante cose ho imparato. E quando sono arrivato qua non ero molto, diciamo, prontissimo, avevo bisogno di tempo. E lui l'ha capito. E dopo questo primo anno io ero molto contento. La partita contro la Lazio, prima della partita, il piccolo con cui sono entrato sul campo mi ha chiesto la maglietta, io l'avevo promessa. Ma là, alla Lazio, a Roma, ero un po' dispiaciuto, anche molto. Dico, mi fanno gli urli di scimmie, fanno queste boom, ma che cosa è? Forse è successo anche nelle partite prima, ma non ho mai sentito, non ho mai fatto caso. E iniziavo a parlare con i miei compagni, dico, ma fanno bu quando ho il pallone o sono io? L'arbitro, che era irati a quel momento, ha deciso di sospendere la partita. E lui è arrivato verso di me e mi ha detto, Culi, Calidu, sto con te, non ti preoccupare, facciamo fermare questi bu, finiamo la partita e poi... Tranquillo, se tu non vuoi finire la partita me lo dici adesso. Vincevamo, sono un competitore, voglio sempre giocare. Sì, voglio finire la partita, poi vediamo cosa succede, ma dobbiamo finire la partita. Tu ti senti offeso, ti senti, diciamo, disrespettato. Dicevo, ma che sono nero, non è normale di essere nero nel mondo o che... Essere odiato, avere un senso di essere odiato fa male. Tu vuoi fare finta che tutto va bene, ma non va bene. E abbiamo finito la partita, ma questi bullon si sono fermati. E mi è dispiaciuto molto. E camminavo verso l'uscita perché loro mi avevano fatto arrabbiare. E ho avuto, non lo so come mai, quello istinto, ho promesso la mia maglietta al piccolo, dove sta? Ho cercato nella tribuna, l'ho visto e l'ho dato la maglietta. E lui mi ha detto, ah, scusami per quello che è successo. Ho detto, un piccolo così che si scusa per non lo so quanti stupidi persone. Ho detto, non fa niente, ti ringrazio a te, ci vediamo, ciao, e sono partito. Quello che mi dispiace è che uno mi vede come calciatore, che sono professionista, e se lui mi vede così mi dispiace. Io preferisco che uno mi vede come quello che ero prima, perché sono sempre quello che sono stato. Per me gli amici, la famiglia sono molto importanti. E lo so che puoi avere tutto nella vita, puoi avere soldi, puoi avere quelle belle macchine, ma l'amicizia, la famiglia, la tranquillità non la compri da nessuna parte, e io vivo per questo sono quello che sono oggi.